Pescara Cremonese, sfida importante, un altro esame da grande per l'11 di Zauri, apparso nell'ultimo mese letteralmente trasformato. Finora invece il Lombardi decisamente al di sotto delle aspettative. Mercato estivo sontuoso con elementi del calibro di Gustafsson, Balzania, Kingsley, Ceravolo, Ciofani e Palombi, senza considerare i calciatori confermati come Castagnetti, Piccolo, Terranova, Agazzi. Insomma, sulla carta una delle squadre più attrezzate della Serie B. Eppure già due allenatori, prima Rastelli, poi Baroni, che con la Salernitana ha centrato il primo successo della sua gestione. Sarà anche e soprattutto la gara degli ex. Oltre a Baroni, soddimo Daniel Ciofani, che ritroverà da avversario il fratello Matteo. Era successo in passato una sola volta nel 2011-2012 in B. Il primo era Gubbio, il secondo Matteo ad Ascoli. Infine Luca Balzania, che a Pescara ha lasciato il segno 2 anni fa, 33 partite e 5 gol, tutti di ottima fattura. 2 contro la Ternana, 1 contro Venezia, Novara e Palermo. Mi sono trovato davvero bene, sia con la piazza, con il compagno, che sia stato un anno importante per me. E a livello magari di prestazioni e realizzativo, fino adesso è stato, possiamo dire, l'anno più importante. E sicuramente farà un po' di effetto, nel senso, tornare lì, però come magari può essere con altre squadre in cui sono ex, diciamo, l'effetto finisce quando entra in campo. Ha dimostrato che ha buoni valori, ha buoni giocatori e i risultati sono dalla loro parte nell'ultimo periodo. È una squadra temibile, sempre quando si gioca all'Adriatico non è mai facile, nel senso che è un po' un fortino per loro, come è stato l'anno in cui c'ero io, anche negli ultimi anni è sempre così, quindi sicuramente non sarà una partita facile. Un tuffo nel passato per la Cremonese all'Adriatico, una sola vittoria, 13 dicembre 1981, campionato di Serie B, 2-0 marcatori Nicolini e Sauro Frutti, ben 8 i successi biancazzurri. L'ultimo nelle immagini, il 17 settembre 2005, allenatore l'esordiente Maurizio Sarri, 3-1, sblocca Fabrizio Cammarata con questo meraviglioso colpo di testa su cross di Daniele Croce, pari di Marchesetti nella ripresa. 2 reti di uno scatenato Davide Matteini, la prima su calcio di rigore, la seconda su assist del solito Daniele Croce. Fu anche la prima affermazione stagionale di quel Pescara.